Due novità nel mondo Fujifilm per ribadire il progetto di un ecosistema che va dallo scatto alla stampa. A inizio novembre è stata presentata ufficialmente la nuova fotocamera Mirrorless XT5 che unisce leggerezza e tecnologia, versatilità e uno stile ispirato ai celebri modelli analogici. La serie T è stata lungamente attesa perché è il modello che rappresenta lo stile di Fujifilm. Ad oggi con la T5 abbiamo il sensore da 40 megapixel e l'autofocus ultra veloce con l'intelligenza artificiale e il deep learning, grazie al nuovo sensore da 40 megapixel, raggiunge velocità e precisione estremamente evolute. La tecnologia gioca un ruolo centrale, ma accanto a essa è significativo anche l'approccio al design, così come la forte volontà di offrire uno strumento in grado di mantenere il piacere di scattare fotografie di qualità, grazie anche alle ottiche disponibili per la XT5. Qui abbiamo una macchina che è particolarmente adatta al viaggio, compatta, leggera, con uno schermo dedicato alla fotografia, quindi orientabile in tre direzioni, e soprattutto un mirino EVF elettronico e uno schermo LCD con risoluzione migliorata che permette un funzionamento ergonomico. Interessante poi l'aspetto di condivisione. Dotata di connessione Wi-Fi e Bluetooth ad alta velocità, la fotocamera è anche un device che permette facilmente di pubblicare le foto sui social network. E questo elemento si trova ovviamente anche nel secondo nuovo prodotto che Fujifilm ha lanciato, una nuova stampante istantanea della linea Instax. Instax Square Link. Il bello di questa stampante è quello di portare tutti gli utenti a poter stampare le proprie foto fatte sul cellulare, che rimarrebbero soltanto in un cellulare, stamparle con una stampante semplice che si collega in Bluetooth e che vi permette quindi di archiviare in maniera analogica le vostre foto fatte col cellulare. Tra le funzioni della stampante, che è facilmente trasportabile e in pochi minuti permette di avere le proprie immagini digitali riprese con il telefono, stampate in formato square, c'è anche quella di aggiungere alle fotografie un QR code che contiene elementi di realtà aumentata, come per esempio gli auguri di buon compleanno. In tal modo si completa il ciclo dell'immagine, che da digitale diventa analogica, per poi tornare con nuove caratteristiche a essere condivisibile sui social, grazie alla funzione InstaConnect. La visione complessiva di Fujifilm sull'imaging è stata presentata in una giornata speciale a Milano con il progetto Fujifilm Studio, che ha permesso al pubblico di fare esperienza diretta di tutto l'ecosistema.